Buonasera ragazzi, so che ho appena fatto un video, questo non c'era messo, ma mi è appena arrivata la notizia sia da OneFootball che dal sito dell'Inter. C'è stato il primo giocatore di Serie A positivo al coronavirus. Si parla di Rugani della Juventus, che è stato messo ovviamente in quarantena, per ora è asintomatico, speriamo bene per lui. Nel frattempo l'Inter, saputa la notizia, ha sospeso tutti gli allenamenti, quindi pure i calciatori staranno tutti a casa. Ogni volta sembra che la cosa col passare del tempo sembra migliorare, invece va solo ma solo a peggiorare. Io nel frattempo sto guardando il wrestling con Luca Franchini e Michele Posa al commento. Minchia, Rey Mysterio ancora vivo, che avrà tipo 80 anni. Comunque, torniamo ai discorsi seri. La Juventus ha messo in quarantena anche tutti i propri giocatori, perché una volta che c'è stato un contagio, bisogna vedere se adesso lo ha passato anche ai suoi compagni o se non l'ha trasmesso a qualcuno dell'Inter, visto che c'è stata proprio l'ultima partita giocata, è stata Juve-Inter. Ragazzi, state a casa, io l'ho detto, oggi sono sceso per fare la spesa, non voglio essere ipocrita, l'ho già spiegato. Per sbaglio sono entrato in un negozio solo perché era vuoto, volevo comprare un libro per passare queste giornate a casa per leggere. Va a finire che si è bucato il sacchetto, non me ne sono accorto e ho perso pure il libro. Quindi va bene così, comunque non fate la mia stessa fesseria. Scendete solo per fare la spesa, fatela per più giorni e poi cercate di rimanere veramente a casa, perché qua la cosa va peggiorando. Non si salva nessuno, se anche gente che comunque alla fine che fa casa, allenamento, allenamento a casa, sono riusciti a prendere il virus, perché dobbiamo rischiare anche noi. Quindi ragazzi, la notizia purtroppo era questa, spero che sarà anche l'unica notizia legata al coronavirus e ai giocatori. Se il video vi è piaciuto, magari soprattutto vi è stato utile per informarvi, mettete mi piace. Commentate, fatemi sapere voi che ne pensate di questa situazione, che cosa state facendo mentre siete a casa. Condividete il video, iscrivetevi al canale di Luigi Nerazzurro aspettando che riprendano le competizioni. Ragazzi, io vi saluto. Sembra superfluo finire questo video così perché col calcio non c'entra niente, ma è ovvio che da interista lo dico. Ragazzi, comunque, sempre amala.